Si racconta che quando il guerriero dragone tornò e vide i 5 cicloni sconfitti, Maestro Shifu fece l'unica cosa che poteva fermare Tai Lung. Consegnò la pergamena del dragone al guerriero dragone. Siamo già a questa parte. Oh sì! Ma ecco, sulla pergamena non c'era nulla. Cosa? Ah, comunque si racconta anche che avesse un significato così mistico e magnifico che nessuno poteva capirlo. Ottimo! Ottimo! Ok. Quindi, con Tai Lung in arrivo, il guerriero dragone partì con la pergamena, pensando che Tai Lung l'avrebbe inseguito per sempre, anche se non c'era niente, e avrebbe lasciato in pace il villaggio. A questo punto Maestro Shifu avrebbe affrontato Tai Lung da solo. Wow. Quindi ci tocca usare Shifu? Ottimo. Tanto... forse ci sono ancora due parti. Forse c'è adesso la parte in cui Shifu contro Tai Lung e poi Po contro Tai Lung, che sarà la parte finale più lunga anche. Maestro. Sono tornato a casa, maestro. Questa non è più la tua casa. E io non sono il tuo maestro. Ah, giusto. Ora hai un nuovo allievo. Allora dov'è Pooh? L'ho spaventato. Questa è una faccenda fra me e te. Non c'è nessuna faccenda. Dammi ciò che mi appartiene. Dammi la pergamena del dragone. Non posso. Porca miseria, che calcio! Cosa hai fatto? Dov'è? Lontana da te. La vedremo. Radete questo palazzo al suolo! No, di nuovo! Distrai Tai Lung. È di nuovo la sequenza in cui... No, per fortuna. Tai Lung, dove vai? Che fai? Impedisce ai lupi di distruggere gli artefatti. Dove è andato Tai Lung? Non mi fermerai stavolta, Shifu. Non ho capito se devo affrontarlo davvero o meno. Vieni qua. Voglio la mia pergamena. Questo palazzo cadrà prima di me. Certo. Ma io non ho capito dov'è. Avrò la mia pergamena e la mia vendetta. Di nuovo, che palle. Oh no, i lupi hanno sfondato. Ci penso io. Allora, aspetta che arrivo. Ecco fatto. Dove? Ma Tai Lung non... I lupi arrivano dal soffitto. Credo che Tai Lung non ci sia, cioè nel senso è solo una voce fuori campo, mentre noi dobbiamo uccidere i lupi. Questo palazzo cadrà prima di me. E c'ha ragione, probabilmente. Non mi fermerai stavolta, Shifu. Morto? Ora sì. Avrò la mia pergamena. Arriva. Ecco fatto. Dove vai? Destino. No, voglio picchiarlo.
Tai Lung sta... Dammi la pergamena! Basta? Finiti? Voglio la mia. Lupi di merda! Lasciate in pace le mie reliquie! Ad ora mi sembra che non ne abbiamo perse neanche una, vero? Ancora, ma che... Dall'altra parte, Shifu. Non mi fermerai stavolta, Shifu. Dove va? Ce n'è ancora uno! Canaglia! È il mio destino. Preso! La colpa di tutto questo è tua, Shifu. Ecco fatto. Arrivo. Ma io non ho capito. Distrae Tai Lung. Il problema è che non ho capito se devo continuare così oppure devo picchiare Tai Lung. Boh. Il gioco non è molto specifico sulla cosa. La pergamena deve essere qui. Ancora. Voglio. Vieni qua. Allora, con sto cacchio di bastone non posso fare l'attacco caricato triangolo. Oh, ecco fatto. È il mio destino. Ecco il posto. Quanti soldi? Vabbè, io prendo tutto. I tesori sono al sicuro. Perfetto. Ma dai! Deve essere qui. È apparso dal nulla. Portatemi la pergamena del dragone. Quindi ora dobbiamo fare a botte con Tai Lung. Dove l'hai messa, vecchio? Tu non sei un guerriero dragone, non ti appartiene. Allora, calmi tutti un attimo. Non posso andare a prendere il cibo dall'altra parte? Ma io che devo fare? Ma dai, ah no, pensavo che era un cannone io. Ah, quindi è solo una sequenza sopravvivi e... Vabbè, io resto qua, tanto. Vai, lanciamelo di nuovo. Aie faccia, stronzo. I sassi piccoli sono il vero problema. Non questi qua grandi. Questi qua piccoli fanno effetto mitraglia. Triangolo, cerchio, quadrato. C'ero andato vicino. Insegui Tai Lung. Già,
Allora, giusto per sicurezza, fammi solo andare a controllare. Qua non si passa, va bene, però abbiamo preso almeno il cibo e i soldi. Andiamo anche di qua, giusto per spirito di osservazione. Ok, di qua si può passare. Lo sapevo. Perfetto, hai trovato la moneta. Bravissimo. Dall'altra parte non credo ci sia più nulla ormai, vero? Andiamolo a vedere subito. Ne dubito, però. Magari, sai, anche con Po, da questa parte c'era nascosta la statuetta giocattolo. E invece qua non c'è nulla, va bene. Insegui Tai Lung. Arrivo. Hai capito comunque Shifu. Shifu? Ecco. Va bene tutto. Per 20 anni sono marcito in quella cella per il tuo tradimento. Ora, dammi ciò che mi spetta. Tu non sei guerriero dragone, non ti appartiene. Basta, la troverò da solo. Certo. Distruggetelo! Ecco a posto. L'importante è fare fuori subito quello con le lame. Quando arrivi comunque a livello 4 di potenza con l'aura rossa, praticamente killi tutti con un colpo. Allora, vorrei vedere solo una cosa. No. Ecco qua. Aspetta, ecco. Non che mi serva, però, già che ci siamo, già che il gioco me lo permette di fare, prendo i soldi alla faccia di Tai Lung proprio. Vabbè, che tanto sono pochissime monete e non mi servono a nulla. Aia, che male. Ma dai, sei un cretino, Shifu. Ma è caduto da solo nel buco perché un sasso l'ha colpito. Grande maestro di Kung Fu. Maestro supremo dei maestri, lui. Ecco fatto. Già ci siamo eliminati quello con le lame. Dove va? Ecco fatto. Ah, sfuggito. Ah, sfuggito di nuovo. Ecco qua, a posto. Non so se devo continuare a schivare come prima o meno. Sì, dovevo solo schivare, fantastico. No, ma ho fatto X, ma sei stronzo. Forse ci ho messo troppo. Forse ci ho solo messo troppo, ma mi sembra strano. Ma dai, ma mi ha teletrasportato. Riproviamoci. Aia. Dove è andato? E già quello con le lame ce lo siamo levati dalle scatole. Non... È arrivato quello grosso. Ecco fatto. Allora, aspetta che io mi vado a curare, allora.
Dove sono? Dove sono? Che fai? Ecco l'altro pilastro. Tan-tan-tan. Aia. Contro il muro di nuovo. Ok. Ti sta bene che ti ho preso prima che scomparivi. Ecco fatto, il lupacchione gigante è andato. Effettivamente sono stato stupido io a non usare la difesa quando usavo i assassini piccoli. Ecco il terzo pilastro. Tai Lung non impara mai dai suoi errori. Non impara proprio mai. Sta sezione però è lunghissima, cavolo. A me fa morire la faccia di Shifu nella miniatura comunque. Fammi solo vedere una cosa nei miglioramenti. Abbiamo 213 monete. Allora, 150 qui abbiamo detto. E 50 le mettiamo agli attacchi volanti, visto che ne stiamo abusando. I prossimi magari a questi qua in corsa, e 100 appunto agli attacchi ancora volanti. Ma dai, ma vai un po' più piano, Shifu, mi raccomando. No, no, no. Fatti distrarre dal fatto che la cosa stia andando a fuoco. Vai tranquillo. Oh, la moneta. Congratulazioni. Perfetto. Sì, 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 congratulazioni. Allora, dicevamo, la profondità però mi impedisce di fare i salti nel modo giusto. Ecco, fatto. C'è qualcosa qui? No, eh. Mi sembrava ci fosse un'altra piattaforma. Vabbè, qua è stato la mia curiosità a spingermi a scendere di là. Pensavo ci fosse una zona nascosta, tipo... Ma ho visto Shifu morto per terra. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per renderti orgoglioso. Dimmi quanto sei orgoglioso di me ora, Shifu. Dimmelo. Dimmelo. È un bambino che cerca approvazione, Tai Lung. Ottimo. Madonna mia. Mi ha scaraventato via. Ma con una cattiveria inumana. Effettivamente sono animali. Mamma mia. Poi? Arrivo. Pugno. Aia. Dicevo, pugno di Shifu. Cerchio, triangolo. E X. Zitto e basta. Ultimo. Ecco fatto. Ultima sequenza? Ero orgoglioso di te. Ed è stato il mio orgoglio a non farmi capire cosa stavi diventando. Mi dispiace. Non voglio la tua pietà. Voglio la pergamena. Per l'ultima volta. Dov'è? Lontano da te. Il vero guerriero dragone l'ha presa. Vedi? Non è il tuo destino.